Vai. E buonasera a tutti. Dov'è la festa? A Siderno. E dove in particolare? Alla Biblioteca Comunale di Siderno. Perché a Siderno c'è una biblioteca comunale. Sì, c'è una biblioteca comunale. Non funziona come vorremmo, ma c'è. Sono passati 9 anni dalla prima volta che abbiamo creato il problema a Siderno. Come creare il problema a Siderno? Sì, creare il problema. Perché la biblioteca è un problema. Dici, è un problema? Sì, ci sono 40.000 volumi qua dentro. 40.000. Però chiusa a chiave. Chi li vede? Non riusciamo a sbloccare questa situazione. Ma questo è il minimo. Perché? Perché la questione reale non sono tanti libri, è la coesione sociale. E dice, ma la biblioteca cosa c'entra con la coesione sociale? Ebbene, se opportunamente utilizzata, se venissero creati gli opportuni spazi, e la coesione sociale si manifesterebbe in tutta la sua grandezza. Cosa vuol dire coesione sociale? Vuol dire un luogo dove potersi riunire, dove poter scambiare due parole, dove potersi incontrare, dove poter fare una videoconferenza. Dici in biblioteca? E certo, perché la biblioteca è il perno. Visto che ci sono gli spazi dove poter prendere un libro e venire a sedersi in una di queste panchine e leggere un libro sotto uno di questi alberi, e diventerebbe un polo di attrazione. Bene, un passetto alla volta si dice. Noi siamo partiti con una biblioteca collocata sotto un sottoscala, poi è arrivato il sindaco Fuda, siamo riusciti a portarla al centro a Siderno. Adesso, con i tempi che conosciamo, forse fra una decina d'anni si realizzerà quello che vorremmo realizzare. Ma spero di no. Spero prima. Spero che questa amministrazione o le altre a seguire, sulla spinta di questa associazione ALBI, Amici del Libro e della Biblioteca, riesca a focalizzare l'attenzione sulle questioni che rendono vivibile un paese. E non soltanto vivibile, ma anche un luogo dove è facile incontrarsi e quindi programmare, discutere di cose che interessano a tutti. Insomma, una serie di cose che potete facilmente immaginare. Ho detto a qualcuno che non avevo scritto un discorso, ma chiesto perché non l'hai scritto? Perché la mia paura era quella di essere superato dai tempi. Dico, scrivo una cosa e già quella cosa che ho scritto è già passata. Io, come mai? La progressione che noi immaginiamo del tempo la immaginiamo sempre in positivo. Invece in questi ultimi mesi, non anni, in questi ultimi mesi siamo riusciti a fare un balzo all'indietro di 40 anni. 40. Quindi qualsiasi cosa io avrei scritto, dopo 2 minuti era già superata. I tempi a cui andiamo incontro non sono i tempi migliori. Sono tempi in cui riuscire a trovare il senso di coesione sociale, il senso di comunità, va oltre al senso festaiolo. Lo dico senza peli sulla lingua, con molta chiarezza. Noi dobbiamo ritrovarci in spazi dove poter ragionare insieme. Dove poter fare festa serve pure, ma prima serve questo spazio. Questa sera è festa del pensiero, è festa della riflessione. Abbiamo l'opportunità di discutere con la nostra Donatella di Cesare di questioni serie. Il potere. E quando diciamo complotto, dietro questa parola c'è questo potere. Non voglio dimenticare un'altra cosa, di chiamare Damocle. Damocle, Argirò, dove sei? Dove ti nascondi? Vieni avanti. Damocle.
disposizione. Damoville è l'artista che ha presentato questi quadri magnifici. Dici qualche parolina dopo una vita di esperienze, di lavoro. Intanto ringrazio l'organizzazione che, come vede, come tu, si sforza per diciamo, fare cultura, quindi l'arte, quindi la scultura, la pittura, lo scrivere dei libri. E lì noi siamo mente libera. È difficile, meno male, è difficile che noi ci facciamo piegare da un qualcosa. Veramente l'arte dovrebbe essere libera. Quindi io ringrazio voi altri che ogni anno vi dedicate, e quindi con Francesco Martino, poi è lui che diciamo lavora tanto in tutti i settori. Meno male, non è andato in pensione. Mi sono abituato a sopportarlo, diciamo, no? Bene, quest'anno, come avevo promesso lo scorso anno, vi dicevo che io seguo il problema ambientale, perché un pittore, quando va in un angolo a dipingere, o magari l'artista, il poeta, lo racconto, lo scrittore, va in un angolo e cerca quell'angolo di farlo rivivere, no? Perché sa che magari un domani quell'angolo sparirà dal cemento, no? Allora io non sono un pittore moderno, evoluto, sono un po' tradizionalista, ma realista. Cioè, nel senso, abbiamo voluto qui con Francesco, poi abbiamo fondato un movimento che si chiama Siderna Giandato, e stiamo lottando, ci ho messo 2 mesi per fare quel quadro, stiamo lottando per non avere questa discarica, che voglio, l'ampliamento che vogliono fare a Siderno, e espropriare altri 62.500 metri quadrati. Stiamo facendo una lotta, abbiamo 5 avvocati, abbiamo un bel movimento, speriamo di riuscire, forse si avvicina qualche diciamo soddisfazione per noi, lo sapremo a fine anno, e quindi ci sono cause, denunce, noi stiamo facendo tutto quello che si dovrebbe fare. Ora, seguire certamente l'ambiente, penso che qualsiasi scrittore debba raccontare il luogo in cui vive e proteggerlo. Vedete, il senso di libertà che si conosce quando magari anche lo sportivo valica una montagna, no? Con la bici, quando arriva lì, perché ci va? È il senso di aver conquistato qualche cosa, la libertà, l'ambiente, no? L'aria pulita. È questo che spinge, secondo me, un artista, un uomo di cultura. E noi ce la metteremo tutta, comunque. Ringrazio. Grazie, diciamo, andiamo. Allora, prima di passare la palla, no, il microfono, prima di passare il microfono a Franco Martino, io avrei da ricordare una persona speciale, Enzo D'Agostino, il professore Enzo D'Agostino. È stato, diciamo, uno dei fondatori di ALP, e chi conosce Enzo D'Agostino sa che quello che faceva lo faceva di cuore, un cuore ragionato, tranquillo, sereno, ed è quello che poi è lo spirito di ALP. Nella tranquillità, nella serenità, guardiamo dentro le questioni delle cose e nello stesso tempo ci divertiamo pure. Francesco, a te. Vediamo di far veloce, anche perché credo che il tempo poi comincia a essere... No, io lo stringo velocemente, nel senso che questa è stata un'iniziativa preparata in tempo. La disponibilità di Donatella, che poi abita a Roma, ci permette anche, veramente, per questo la ringrazio, di allargare la conoscenza di questa attività che facciamo noi. Siccome chiaramente è conosciuta, lo posso dire, lei poi mi taglierà la lingua, diciamo, il fatto che la sua presenza in qualche modo credo che oggi ci vedano anche altrove, quindi in questo senso è importante, come tutti quelli che vengono, però nel senso che quando arriva una persona più conosciuta ci permette anche di far capire che anche in queste zone c'è tante cose che si fanno. Abbiamo visto Damocle, che è un artista conosciutissimo, e oggi vedo che anche la presenza di molte persone che altrimenti non sapevano, quindi
voglio ringraziare Donatella perché chiaramente ci ha permesso anche di allargare la conoscenza dell'attività che facciamo. Lascio la parola, inizi tu, vuoi iniziare tu un secondo, Donatella? Buonasera a tutte e a tutti. Grazie per essere qui. È un sentito ringraziamento alla professoressa Donatella Di Cesare per aver accettato l'invito dell'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca ad essere con noi ospite gradita. Siamo davvero felici di poter commentare. Siamo felici di poter commentare con lei una delle sue ultime pubblicazioni, Il complotto al potere, un libro uscito nell'autunno dell'anno scorso. Donatella Di Cesare si è formata in Germania, scusate, prima all'Università di Tubinga, poi all'Università di Heidelberg, ed è stata una delle poche donne che ha avuto la possibilità di seguire i corsi di un noto filosofo tedesco del Novecento, Hans Georg Gadamer. Infatti, Donatella Di Cesare attualmente è docente di filosofia teoretica all'Università di Roma, La Sapienza, e fra le voci filosofiche direi più presenti nel dibattito pubblico, sia accademico. Come lo devo dire così? Allora, dunque, è fra le voci filosofiche più presenti nel dibattito pubblico, sia accademico che mediatico. Collabora con numerosi quotidiani e riviste italiane e internazionali. Si è occupata di temi relativi al linguaggio, all'ermeneutica, con particolare riferimento alla filosofia ebraica, all'esperienza della Shoah, gli interrogativi etici e politici sulla violenza nell'età della globalizzazione, l'hanno spinta a studiare il fenomeno della tortura e quello del terrore, indagando anche le figure dello straniero, del migrante e sul mito dell'identità. Ha scritto diverse opere, ora cito qualcuna che sono non in modo cronologico. Il primo, scusate, dunque ricordiamo per esempio Utopia del comprendere da Babele ad Auschwitz, Stranieri residenti, Terrore e modernità tra gli altri, sulla vocazione politica della filosofia. Se Auschwitz è nulla, contro il negazionismo, che è uscito nel gennaio di quest'anno, e altre opere, altri scritti in riviste. Il testo che andiamo ad analizzare direi che è denso di riflessioni, ma in questa sede mi limiterò ad accennare ad alcuni temi. Intanto il complottismo, che cos'è il complottismo nelle nostre società democratiche contemporanee? Perché fa tanti proseliti? Che fondamenti ha? Questa è la domanda a cui l'autrice tenta di trovare risposta nel suo libro, che non si presenta come un'opera filosofica accademica. Il tono incalzante fa del saggio un pamphlet filosofico-politico, un libro di strettissima attualità. Infatti sono poco più di 100 pagine, ma ogni pagina vale la lettura. E risulta anche molto prezioso e anche impegnativo alla lettura stessa. Personalmente ho trovato nel libro anche uno stile fortemente evocativo. Vi leggo l'incipit del libro. Pochi caratteri e il messaggio lanciato su Twitter si diffonde, rapido e incancellabile, nello spazio planetario dell'arte. Della rete, scusate, i follower retweetano, i simpatizzanti rilanciano il cinguettio. A prima vista innocuo esprime un dubbio, solleva una domanda: proteggersi dalle onde malevoli e dai segnali nocivi. Big Pharma, a chi giova la vaccinazione di massa? Le obiezioni rincorrono il cinguettio, le repliche lo inseguono invano, mentre il sospetto si insinua e la paura si diffonde. Non è più necessaria una narrazione, bastano poche battute per propagare le voci del complotto. E intanto diciamo una cosa molto importante. Noi abbiamo in effetti due interpretazioni del complotto. Da una parte
viene inteso come delirio, cioè una manifestazione più che altro di patologia psichiatrica, si potrebbe dire, per certi aspetti, cioè la tendenza di ridurre il complottismo come se fosse un fenomeno di sola paranoia. Dall'altro invece un'anomalia logica, cioè alle proposizioni false alterate, insomma le cosiddette fake news che si propagano nell'epoca della post-verità. Considerare il complottismo come se fosse un errore o una menzogna. Ecco, tra né deliri né menzogne sono nella descrizione di Donatella. Lei dice: il complottismo non è un crampo mentale né un argomento fallace, bensì un problema politico. Ecco, da questo punto di vista, in che senso possiamo dire che è un problema politico? Buonasera a tutti, sono molto lieta, spero che mi sentiate, sono veramente molto lieta, molto onorata di essere qui, perché è vero che io abito a Roma, però è vero anche che Siderno fa parte della mia storia, mia famiglia, perché io mi chiamo, lo dico sempre, mi chiamo Donatella di Cesare, però insomma il cognome adesso anche con le nuove leggi per cui si può scegliere anche il cognome della madre, il mio cognome sarebbe La Torre, perché sapete che io vengo dalla famiglia La Torre e appunto mi è per questo molto caro essere qui e voglio ricordare anche, diciamo, questa occasione per ricordare la figura di Armando La Torre, di mio zio, che è stato per me un grandissimo punto di riferimento. E ancora lo è continuamente nella nostra famiglia. Tra l'altro vorrei anche molto rapidamente anche esprimere diciamo un po' anche la nostra amarezza per un lutto recente di Filippo Todaro, che verrà ricordato, come sapete, il prossimo 7 agosto. E a Siderno Superiore, in una iniziativa presa appunto dalla moglie, da mia cugina. Allora, Armando La Torre non è soltanto mio zio, è stato anche mio maestro e è stato però anche una figura di intellettuale, come ce n'erano qui a Siderno, potrei fare molti nomi, di intellettuali che da una parte erano impegnati per esempio nei licei, nelle scuole, nelle università, ma dall'altra parte consideravano importantissimo appunto l'impegno in quello che io chiamo lo spazio pubblico, va bene? Lo spazio pubblico è un concetto di una filosofa che mi sta molto a cuore, che è Hannah Arendt, e che appunto parla dello spazio pubblico. Lo spazio pubblico è anche quello che noi stiamo vivendo questa sera e quindi questo nostro incontro. E purtroppo noi veniamo da un periodo che è il periodo del Covid, il periodo della pandemia, dove lo spazio pubblico ci è mancato l'incontro con gli altri, il confronto. Perché dico questo? Per ringraziare Luciano Figlioveno per le sue parole e soprattutto per la sua domanda, perché effettivamente io ho scritto questo libro che non è un libro accademico, è un libro per tutti, è uscito da Einaudi per questa collana, che è una collana sono i tascabili Einaudi Le Vele. E ho scritto questo libro perché secondo me questo, la questione del complottismo è veramente oggi la grande questione politica, ma una questione che riguarda anche tutti noi quotidianamente. Perché dico questo? Perché immagino che tutti noi, tra, non so, ieri, oggi, no, abbiamo dato un'occhiata ai giornali, abbiamo sentito la televisione, pensiamo soltanto alla questione: si è dimesso Draghi, tutto quello che è successo in Italia nel giro di pochi giorni, di una settimana, e immagino che ciascuno di noi starà pensando, per esempio, che cosa voterò.
no? Sarà seguendo questo dibattito o non seguendo, perché siamo anche naturalmente molto stufi. E qui arriva il punto, no? Cioè, e sappiamo anche che in Italia c'è un grande astensionismo e forse chissà il 25 settembre ci sarà un astensionismo record. La questione è proprio questa, cioè quella che viene chiamata la disaffezione nei confronti della politica. Allora, il problema del complottismo, io dico subito, siamo tutti complottisti. Il mio libro non è un libro, come dire, di denuncia del complottismo, cioè io non ho una visione negativa del complottismo e soprattutto non assumo una posizione anticomplottista, va bene? Perché? Perché riconosco che siamo un po' tutti complottisti. Perché siamo un po' tutti complottisti? Perché ormai siamo spinti a credere che alla fine cambiano, alla fine ci sono le elezioni, cambiano i governi, però poi non cambia nulla. E quindi alla fine uno dice, ma perché io devo andare a votare? No? Cioè, certo, è un mio diritto, è un mio dovere, ma perché devo andare a votare se poi non cambia nulla? Se poi, soprattutto, quelli che hanno il potere sono sempre gli stessi. E alla fine, in fondo, la democrazia che cos'è? Perché il demos, il popolo, non conta niente, perché noi che siamo il popolo non contiamo. Allora, dove nasce l'idea del complottismo? L'idea del complottismo nasce proprio da questo, da quella che viene chiamata, secondo me, un po' superficialmente la disaffezione dalla politica. Non è che noi siamo... cioè soffriamo di disaffezione alla politica, è che noi abbiamo motivi, la nostra posizione è una posizione legittima, è una posizione giustificata, perché effettivamente, e l'Italia in questo è un ottimo esempio, noi vediamo che cambiano i governi, però le politiche non cambiano e soprattutto che il potere lo detengono sempre gli stessi. Allora, negli ultimi decenni, non solo in Italia, nasce quest'idea che alla fine l'idea del complotto che cos'è? È l'idea che da qualche parte ci siano quelli che hanno le redini del potere. E che quindi noi diciamo, per esempio in Italia, è il teatrino della politica. Per dire che cosa? Che alla fine... quello che va in scena, che noi vediamo, è un teatrino, perché quello che conta è quello che sta dietro, cioè è questa scena del complotto, che è del potere, no? A cui noi non arriviamo. Dunque, per rispondere alla domanda di Luciano, per me la questione del complottismo, che ormai è veramente, come dire, un grandissimo problema, non è la questione del crampo mentale, cioè non è qualcuno che è, come dire, perché ci sono degli studi su questo, cioè non è qualcuno che ha i neuroni che non funzionano bene e quindi diventa complottista, ma non è neanche una questione connessa con la verità. Cioè ci sono da una parte, l'abbiamo visto anche in questi mesi della guerra, da una parte c'è la verità e dall'altra, se critichi, tu stai diffondendo notizie false, stai diffondendo fake news, va bene? Questo è gravissimo. Pensare questo è delegittimare il dissenso, delegittimare chi critica. Delegittimare nel senso di dire, perché anche dire a qualcuno tu sei complottista è un po' anche come dire tu sei populista, è anche una stigmatizzazione, va bene? Ecco, io su questo ho dei dubbi e poi magari riusciamo a parlare anche del populismo e ho dei dubbi perché, come dicevo prima, noi abbiamo dei motivi per nutrire sospetti,
per essere profondamente insoddisfatti di una politica che è lontana dall'esistenza delle persone, che non affronta i problemi, perché tutti noi ogni giorno affrontiamo tantissimi problemi e c'è questa politica, questo teatrino della politica che è molto lontano. E allora questo è un gravissimo problema, è il problema del rapporto con il potere. Il nostro rapporto, nostro, di noi, di ciascuno di noi, perché noi viviamo in un'epoca in cui il potere sfugge. Noi non sappiamo più a chi fa riferimento, chi detiene il potere. Draghi? O Draghi è il super banchiere, super tecnico che è, come dire, pilotato da altri e dietro c'è l'Unione Europea e dietro ancora chissà? Questo è il complottismo, ma il complottismo ha anche i suoi motivi, è anche giustificato. Allora il problema è il rapporto con il potere. Noi viviamo in un'epoca in cui il potere non è identificabile, non ha un nome, non ha un indirizzo. Noi non sappiamo a chi fa riferimento, vi sarà capitato a ciascuno di voi. E quindi questo non vuol dire che il potere non si eserciti. Il potere si esercita e come, anche in modo molto violento, però appunto è un potere sfuggente. Chi governa in Italia, chi governerà nei prossimi mesi, anche dopo le elezioni? Governerà veramente quello che ha scelto il popolo o governeranno altri? Ecco perché io dico che alla fine la questione del complotto è la questione del potere ed è anche la questione del partito degli stranieri, cioè quelli che governano sono degli estranei, quelli che governano sono per noi degli stranieri. E allora noi diffidiamo, ma aggiungo solo questo e poi chiudo qui, ma io dico il complottismo giustificabile è però una potentissima arma di depoliticizzazione di massa. Perché? Perché noi ci allontaniamo dalla politica. Perché io sono convinta che ciascuno di voi sta pensando in questi giorni, forse io non voto. E quindi noi ci dobbiamo porre il problema di una democrazia senza demos, di una democrazia senza popolo. Io vedevo proprio oggi dei sondaggi, leggevo proprio oggi dei sondaggi dove risulta che tra, diciamo, i ceti più poveri pare che addirittura andranno a votare il 28%. Quindi questo è un modo per allontanare non solo il popolo, ma per allontanare, è vero, proprio quelli che avrebbero invece tutti i diritti per criticare. Ecco. E un'altra domanda molto importante secondo me è anche la difficoltà di leggere il mondo. Cioè, dice nel testo, il mondo appare illeggibile. La sua grammatica è astrusa, la sintassi è sfuggente, come se non si potessero più recuperare i nessi interni, i legami che prima sembravano unire il tutto. Quel soggetto che si considerava padrone del mondo, centro di privilegiato del sistema regista dell'intreccio, non si orienta più. Il complotto sarebbe dunque una delle risposte alla paura della perdita di fondamento, sempre più insistente nella società attuale. E quindi siamo un pochino disorientati, grandi rivolgimenti profondi, uno scenario instabile, confuso, aumenta la paura, cresce l'ansia, per cui perdiamo la fiducia in tutto quello che si vive. E la domanda di fondo è questa: se si è spezzato il filo della narrazione, possiamo, è possibile ricucire tutto questo o ripristinare l'ordine interpretativo? Siamo in grado di farlo? Sì, allora io penso che uno dei grandissimi problemi che abbiamo vissuto
diciamo, che si è acuito anche in questi tre terribili anni che abbiamo vissuto, no? I due anni della pandemia e quest'ultimo in cui le emergenze si sommano, è non solo l'isolamento, ma anche la difficoltà di leggere il mondo, di interpretare il mondo. Mi spiego. Io direi ancora qualche decennio fa, noi guardavamo al futuro e guardavamo al futuro, come dicevi tu giustamente, con fiducia, no? Guardavamo al futuro pensando a un miglioramento ineluttabile, no? Cioè quindi l'idea del progresso. Oggi questo non avviene più. Oggi questo non avviene più. Io adesso parlerò ai primi di settembre, sono stata invitata al cortile di San Francesco ad Assisi, che è questa bellissima iniziativa che fanno i frati francescani, e il titolo che ho proposto è proprio questo, cioè la fine del futuro. Perché la fine del futuro? Perché ormai il futuro ci intimorisce. Intimorisce i giovani, ma intimorisce tutti, intimorisce anche gli anziani, anzi. E perché appunto non solo non riusciamo più a proiettarci serenamente come facevamo prima, ma soprattutto non condividiamo più, non c'è un futuro più che ci accomuna. Ciascuno pensa al proprio futuro, alla possibilità di come sopravvivere, no? Nel domani, con tutti i problemi. Pensate ai problemi, per esempio, che sono emersi anche in questi ultimi tempi. Questa guerra che si combatte in Europa, no? Che è una guerra veramente assurda. Quindi l'assurdità, la follia, cioè che pesa anche nell'interpretazione del mondo. Tutti i problemi ambientali, pensiamo soltanto alla siccità, no? E quindi noi non riusciamo più a leggere la storia. Dove va la storia? Forse noi siamo i primi a pensare di poter essere gli ultimi, no? Perché dopo di noi non c'è più nessuno. E questo è di una gravità enorme, è uno scenario apocalittico, ecco perché abbiamo difficoltà a interpretare la storia. Fino a qualche decennio fa noi interpretavamo la storia appunto come un miglioramento continuo. Quelli che ci precedevano, i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri antenati avevano vissuto peggio e noi eravamo destinati a vivere meglio. Questo non è più. E quindi questa frustrazione anche che abbiamo si traduce evidentemente anche qui nel complottismo, cioè l'idea che alla fine appunto ci sia qualcuno che è colpevole di questo, che porta la responsabilità, perché naturalmente è un procedimento, come dire, più semplice, quello di pensare a una causa, c'è una causalità e ci deve essere qualcuno da qualche parte che è responsabile di quello che ci sta succedendo, di quello che ci sta capitando. Sì, lo accenni nel libro quando fai riferimento a Leon Poliakov, quando parla della causalità diabolica, cioè che si deve sempre identificare un colpevole. Durante la guerra erano gli ebrei o potevano essere, non so, i gesuiti, eccetera, eccetera. Quindi c'è sempre il riferimento, anche perché in fondo nasce pure dalla paura tutto questo, secondo il modo di vedere. Cioè decide che quella persona, che quel gruppo è colpevole, in fondo ha paura anche lui stesso di tutto questo.
Non riuscire a leggere il mondo, quindi vivere in un mondo segnato dall'assurdo, in cui non riusciamo a spiegarci più quello che avviene, non può non infondere paura, non può non infondere timore. E anche, appunto, come dicevo prima, frustrazione. Quindi il passo, come dire, più semplice è quello poi di dire da qualche parte ci sono quelli che devono rispondere, no? Che sono appunto coloro che detengono il potere, che sono possono essere un gruppo preciso, possono essere semplicemente, come dicevo prima, gli stranieri. Lo stato profondo, tu parli. Io parlo, ecco, lo stato profondo è questo deep state, si dice in inglese, cioè è questo concetto proprio a cui facevo riferimento prima, cioè è l'idea che cambiano i governi, ma poi in realtà non cambia niente, perché poi alla fine il potere lo detengono sempre gli stessi. Quindi questo è lo stato profondo. Ecco, un altro punto importante è: se il complottismo è talmente diffuso nelle democrazie, come mai? In che modo si spiega i legami così sorprendenti tra complotto e democrazia? Ricordiamo la Rivoluzione francese del 1789, ricordiamo anche la strategia politica di Trump, che ha voluto squalificare e delegittimare la democrazia, cioè governare agitando l'incubo del caos, lo spauracchio dello Stato profondo e del governo planetario. Quindi c'è questo collegamento tra democrazia e complotto. Allora, sì, in questo mio libro, che diceva Luciano per farmi un complimento impegnativo, ma che vi assicuro è facile da leggere, quindi non è un libro ostico, perché ha anche delle parti così narrative, sì, certo. E quindi anche, diciamo, io cerco di essere più semplice possibile, proprio perché ci tengo ad avere un pubblico anche ampio. Però ecco, dicevi giustamente, il nesso è profondo tra complotto e democrazia. Perché scusa, se ben ricordo, nel libro parli che il complottismo inizia con la Rivoluzione francese, mentre la congiura e e altri fenomeni erano qualcosa di primo. Inizia invece il complottismo proprio con la Rivoluzione francese, perché c'era stata una persona ben precisa, era il sovrano, che era, mentre poi qualcosa è cambiato. Sì, esatto, cioè, perché qualcuno potrebbe dire, e poi mi fa piacere anche naturalmente se ci sono delle domande, perché penso e spero che questi argomenti siano anche sentiti, qualcuno potrebbe dire, ma il complottismo c'è sempre stato, no? Il complottismo c'è sempre stato, quindi in fondo non è nulla di nuovo. In realtà non è così. Perché? Perché il complottismo, come diciamo oggi lo conosciamo e come stiamo provando questa sera a delinearlo, è un fenomeno invece recente, il fenomeno di questi anni, cioè si è acuito enormemente. E io nel libro sono andata poi a vedere quando è che nasce il complottismo, cioè quando è che nasce l'idea che ci sia appunto da qualche parte un complotto. Nasce proprio con la democrazia, cioè nasce con la Rivoluzione francese. E noi sappiamo che la Rivoluzione francese è la nascita della nostra democrazia, della democrazia come noi oggi la viviamo. Perché? Perché la Rivoluzione francese è la decapitazione del sovrano, no? Il sovrano viene decapitato. E allora il popolo finalmente è senza un sovrano, senza un monarca, senza quell'unico che ha il potere, no? E che viene ghigliottinato, decapitato. E ci sono dei grandi studiosi, per esempio il grande politologo Lefort, che dice: questo cambia tutto,
Cioè la democrazia non è soltanto una forma politica, cambia tutto perché cambia il rapporto con il potere. E allora questi cittadini che fanno parte del corpo politico, no, del popolo, si chiedono ma dov'è il potere? Perché sono abituati a pensare che ci sia il sovrano, che c'è quell'unico che detiene il potere, e non sono abituati a pensare che il potere è invece il potere del demos, il potere del popolo, perché questo vuol dire democrazia. E lì comincia anche un disorientamento e la tentazione, no, di pensare che ci sia una frode, che la democrazia alla fine sia una frode, che sia una truffa. Siamo stati truffati perché noi, popolo, non abbiamo il potere. Non abbiamo il potere che ci avevano promesso. Questo è il problema nostro oggi, perché noi viviamo in una democrazia e però ogni giorno pensiamo ma dov'è il potere che abbiamo? Dov'è la promessa della democrazia? È una grande delusione, una grande disillusione. Però di fronte a questo qual è la reazione più sbagliata? La reazione più sbagliata è quella di pensare ha ragione chi dice che la democrazia è una truffa, ha ragione chi dice che è tutto un raggiro, perché tanto il potere ce l'hanno sempre gli stessi. No, al contrario, bisogna invece rilanciare. Quindi uno come per esempio Trump, no? È esattamente questo, e il pericolo che lui rappresenta non è finito, esattamente questo, cioè è quello di convincere tutti noi che la democrazia sia semplicemente una truffa, sia un raggiro, sia una delusione, sia una chimera. Invece la risposta giusta è quella di dire no, la democrazia deve esserci. E noi non possiamo essere espropriati del nostro potere, va bene? Questa è la risposta giusta. L'altra risposta è una risposta, a mio avviso, una risposta non solo reazionaria, ma una risposta che può portare a gravissime conseguenze. E attenzione, perché le gravissime conseguenze e i gravissimi pericoli li corriamo anche in Italia. Perché anche in Italia noi non sappiamo da qui a breve, anche con le elezioni, che cosa succederà. E non sappiamo se chi verrà votato non dirà, non farà lo stesso che ha fatto Trump, o anche peggio, dicendo la democrazia è un raggiro, la democrazia è una truffa, non serve a niente. Ecco, un altro aspetto importante è poi... Stiamo per finire. Nello scenario attuale il risentimento ha assunto un ruolo politico e una dimensione esistenziale senza precedenti. Diviene allora indispensabile cercare un anestetico per affrontare afflizioni, angosce, difficoltà, dicendo che il risentimento prevale dove viene meno il principio speranza. Attualmente pensi che predomini il risentimento o c'è posto per la speranza? Ma io ho dedicato delle pagine a questo libro che sono molto piaciute, queste proprio sul risentimento. Il risentimento è io direi proprio la diciamo un po' la condizione di tutti, no? Perché se io penso, certo che c'è un nesso tra complottismo e populismo, no? E oggi, in questi giorni, si parla tantissimo di populismo, no? Cioè, da una parte chi si identifica nell'elite, adesso siamo arrivati anche al punto, io non ho difficoltà a dirlo anche qui, che per esempio un partito come il Partito Democratico, no? Che avrebbe dovuto essere un partito, come dire, a mio avviso, raccogliere il dissenso, raccogliere, diciamo, per esempio, appunto le speranze, la fiducia anche nel futuro, si presenta per esempio con un'agenda di Draghi, cioè si presenta in fondo come un partito che si identifica con l'elite. Allora, qual è un problema enorme oggi, comunque la si pensi,
Il problema oggi è quello della separazione tra elite e popolo. È una separazione sconcertante. Pensiamo in Italia, per esempio, al problema della stampa, al problema dei grandi giornali, e quindi anche al perché il complottismo è anche l'informazione, e quindi al modo in cui vengono date le notizie. Pensiamo a quello che è avvenuto, che è eclatante in questi mesi della guerra. Quindi questa separazione tra elite e popolo è veramente gravissima. Allora, il populismo è la risposta alla espropriazione del potere del popolo. Se il popolo non è più sovrano, va bene, giustamente il popolo reagisce. Quindi, secondo me, il populismo è anche la spia di questo malessere. Poi ci sono naturalmente quelli che approfittano di questa situazione. Ci sono coloro che approfittano, cioè coloro, io intendo naturalmente figure politiche, ma non solo, che approfittano di questa situazione. La frustrazione che noi viviamo è questo risentimento. Che vuol dire essere risentiti? Essere risentiti vuol dire semplicemente ritenersi vittime. Cioè, io sono vittima di quello che mi succede. Sono vittima di tutto quello che avviene. Che naturalmente è anche vero, è anche vero. Però questa sorta di vittimismo fa il paio con il complottismo, è tutt'uno, è connesso. E consegna alla impotenza. Io sono vittima, da qualche parte ci sono quelli che mantengono le redini del potere, e quindi logicamente io un po' mi consegno all'impotenza. Il risentimento è un po' la, come dicevo prima, la condizione un po' di noi tutti, la condizione di chi si sente sconfitto, perché lo siamo, la condizione di chi si sente isolato, di chi si sente abbandonato. Ecco, quello che forse diciamo sarebbe la risposta giusta è invece un superamento di questo isolamento. È un superamento anche che dovrebbe essere un superamento culturale, un superamento politico, un superamento sociale. Questo io credo che sia un punto, cioè la determinazione anche a far parte di una comunità, perché il vero antidoto è proprio questo. Sì, infatti finiamo prima di lasciare la parola al pubblico, ecco, sul concetto di che il complottismo in fondo nasce dalla paura, dall'isolamento del cittadino, che in fondo si sente escluso dallo spazio pubblico, non ha più un ruolo, è come se fosse uno spettatore che si crea un suo proprio mondo, un suo proprio teatrino, diciamo, immaginario, dove la polis è diventata inaccessibile. E tu dici che in fondo la comunità interpretativa si è frantumata. Ecco, come possiamo dare una risposta a questa comunità? Come possiamo recuperare attraverso l'inclusione, attraverso la fiducia, attraverso, non so, la partecipazione? Ecco, quali sono gli strumenti per riacquistare il ruolo di una comunità comunità interpretativa? Ma io penso che questo è il grande problema che noi abbiamo un po', diciamo, quello che abbiamo vissuto anche in questi anni. In questi anni della pandemia, no? Dell'isolamento, ma isolamento non significa semplicemente il fatto di rimanere chiusi nelle quattro mura di casa, no? Ma significa anche, e non significa neanche soltanto essere
spettatori, per esempio, davanti allo schermo della televisione, ma significa non avere un confronto con gli altri su quello che succede. Quindi, la pandemia, allora io, che cos'è la pandemia? È un'invenzione? L'hanno inventata? Allora io non mi faccio il vaccino perché hanno inventato la pandemia, eccetera, eccetera. Oppure la guerra, come, che cosa, perché c'è questa guerra? Chi ne trae vantaggio, eccetera, eccetera. Allora, qual è il pericolo qui? Il pericolo è il fai da te, e questo vale soprattutto per le persone giovani, ma non solo, e cioè quello di non fidarsi, quindi io non mi fido della narrazione ufficiale, non mi fido per esempio dei giornali, che vengono chiamati giornaloni, ormai lo sappiamo, e che perdono sempre più lettori, ed è anche questa una spia, no? E cosa faccio però? Vado in cerca, cioè non leggo giornali, ma vado online in cerca di notizie, in cerca. E quindi il fai da te, che mi espone anche non solo alle fake news, ma anche di nuovo all'isolamento. Qual è invece la via giusta? La via giusta è quella del confronto. La comunità interpretativa è quella via giusta, che è quello che voi fate, perché anche, per esempio, la discussione di libri di attualità che affrontano temi attuali insieme è un momento di spazio pubblico, di confronto, e che è importantissimo. Che può essere anche di conflitto, però poi in fondo, in fondo poi è relazione. Assolutamente. Ok, se volete, se il pubblico vuole intervenire, diamo... Qualcuno vuole intervenire, se si avvicina, abbiamo meno problemi di spostamento. Quindi chi vuole parlare, se viene di qua, riusciamo forse a gestirlo meglio. Buonasera, io mi sento complottista dal tempo del liceo. E un po' leggendo il libro mi sono sentito un po' malato, no? Come dire, non so individuare una linea per uscire da questo. E mi sono chiesto, attraverso l'informazione, forse come dice il suo testo, cercando di analizzare correttamente quello che succede, ma il problema è che analizzare correttamente non esistono fonti di informazione che mi danno una certezza, quindi la mia malattia continua. Sì, grazie di questa domanda. Allora, come dicevo proprio anche all'inizio, io non sono anticomplottista, cioè io penso che l'anticomplottismo, che però va molto di moda, che è molto diffuso, sia, come dire, l'altra faccia della medaglia, no? Per me il prototipo dell'anticomplottismo, lo dico anche nel libro, è Umberto Eco, no? Che io critico molto nel libro. Perché Umberto Eco dice: fate funzionare la ragione, il complottismo è superstizione, appunto è credere appunto in dati che non sono verificati, eccetera, eccetera. Io sono d'accordo con lei in due punti. Primo, è necessario un sano complottismo. Con sano complottismo cosa intendo? Intendo che il dubbio, io arrivo anche a dire il sospetto, sono indispensabili. Cioè, in una democrazia il dubbio e il sospetto sono indispensabili. Io devo avere la libertà di dubitare, di pormi delle domande. Devo avere la libertà di dire: ma è davvero così? Ma è veramente così? Questa è la democrazia. Quindi io arrivo anche a difendere anche il sospetto.
parlo proprio dell'ermeneutica del sospetto. Perché? Perché non è detto che la fiducia sia sempre qualcosa di positivo, no? Bisogna anche essere diffidenti. Una persona intelligente è una persona anche diffidente, che diffida. Attenzione a non fare del dubbio un dogma, va bene? Perché questo naturalmente diventa di nuovo, diciamo, l'altro pericolo. Detto questo, sono d'accordo con lei anche su questo, cioè non è che ci siano le fonti corrette, come non c'è la verità. Ciascuno di noi vede le cose da una angolazione, no? Allora la verità si crea nella comunità, si crea nel confronto, nel dibattito, questo è il punto. Perciò chi pensa che la verità sia un oggetto, chi pensa che la verità sia qualcosa che si mette in tasca, no? Io ho la verità, qualcosa che si possiede e si mette in tasca. Io ce l'ho, tu non ce l'hai. E quindi tu stai dicendo bugie. Ecco, io penso che questo atteggiamento sia un atteggiamento sbagliato. E penso che ci debba essere sempre l'apertura e il dibattito. Però devo dire, il complottismo, come dire, che sfocia, che diciamo assume delle venature, delle sfumature dogmatiche, cioè che diventa una sorta di bandiera dove il dubbio viene, per così dire, reificato, quello secondo me è un atteggiamento sbagliato. Va bene? Quindi dubitare, nutrire sospetti, ma contemporaneamente sempre nel confronto aperto con gli altri, nel dibattito, perché la verità si crea insieme agli altri, questo è il punto, non da soli. Qualcun altro che vuole parlare? Se vi alzate. Buonasera e grazie per la relazione e per gli interventi di stasera. Volevo farle due domande. La prima è se a suo avviso c'è un, come dire, se c'è stato una progressiva deresponsabilizzazione del popolo nel rapporto con il potere, quanto il potere ha preso, quanto il popolo ha dato, anche perché mi sembra di vedere anche nel rapporto con il complottismo questo tipo di meccanismo deresponsabilizzante. Poi la seconda domanda è se a suo avviso gli estremismi e le organizzazioni mafiose riescono a nutrirsi di questo binomio che viene sempre di più a slacciarsi, binomio intendo potere e popolo. Grazie. Grazie, sono due bellissime domande. Allora, quella della deresponsabilizzazione ha assolutamente ragione, cioè il meccanismo è proprio questo, diciamo questo potere che io dico è anche un soft power, no? Perché è un potere, come dire, che non ha volto, che non ha nome, che non ha indirizzo, tu non sai dov'è, ma c'è da qualche parte perché si esercita, è un potere che allontana il popolo dallo spazio pubblico, dallo scenario della politica, e allontanandolo lo deresponsabilizza, no? Quindi noi siamo oggi anche deresponsabilizzati, perché alla fine uno dice ma io forse non vado a votare il 25 settembre, no? Perché non so che votare, perché sono insoddisfatto, perché sono stufo, eccetera eccetera, ma in questo modo evidentemente cedo anche a questo meccanismo, cioè anziché rispondere. E rispondere significa sempre partecipare, quindi anziché rispondere, dare una risposta partecipando, io in qualche modo anche accetto quel meccanismo e addirittura
in qualche modo anche lo avallo, e questo è gravissimo. Perciò dicevo, e noi dobbiamo vedere in questo meccanismo uno dei grandi pericoli, dei grandi rischi che corre oggi la democrazia. E anche quando noi viviamo in un'epoca in cui addirittura chi è al governo parla di complotto, no? Come ha fatto Trump, cioè dice guardate che ci sono quelli che complottano, pensate a quello che è avvenuto, l'assalto al Campidoglio, cioè, ci sono quelli che complottano, la democrazia ora è a giro, e anche questo meccanismo di deresponsabilizzazione. Esatto. La seconda domanda, e la ringrazio moltissimo, ha assolutamente ragione, cioè diciamo, noi siamo portati dal complottismo a pensare che da una parte c'è il teatrino della politica e dall'altra parte c'è una, io la chiamo un'archiscena del complotto, cioè c'è da qualche parte un luogo che è un luogo, come dire, oscuro, un luogo misterioso, dove ci sono quelli che detengono il potere. È chiaro che qui può subentrare la mafia e subentra, no? Perché si propone in fondo come un'archiscena alternativa. Questo è il punto. E proprio per questo motivo è gravissimo. Proprio per questo motivo. Quindi accettare anche questo immaginario, no? Significa anche consegnarci non solo all'impotenza, alla deresponsabilizzazione, ma consegnarci anche a quelli che in qualche modo promettono una protezione dalle forze occulte, dai poteri forti, eccetera, eccetera. Possiamo vedere qualcosa? Io la leggo molto, anche se spesso non arrivo a comprenderla per limiti miei, non suoi, ma sono un suo affezionato lettore. Non sapevo che lei avesse origine cetellesca, la presa, eccetera, e questo mi ha fatto un enorme piacere. Ora, detto questo, io ho vissuto un'altra epoca. Sono lo spazio pubblico di cui parliamo stasera, durante la mia gioventù era altro. Allora il potere, faccio un esempio della Calabria, era nelle tefondiste, nel latifondo, era nel notabile politico che era in grado di attrarre i voti, che era in grado di attrarre tanti voti, ed era questo il potere che c'era. Scusate. Oggi questo non c'è più. È spento. Oggi questo non c'è più. I latifondi non ci sono, il grande personaggio politico, facciamo un esempio, Riccardo Misasi, Mancini, eccetera, non ci sono più. Abbiamo queste terze, quarte file che sono avanzate, eccetera. Quindi il potere, perché quello di un tempo, come dire, loro avevano il potere, ma i braccianti, quello che c'era della classe operaia, mi ricordo Crotone, eccetera, gli artigiani contendevano questo potere. E quindi, come dire, c'era una sfida giorno per giorno tra le avanguardie di una parte e gli altri, quelli che avevano il potere vero reale. Oggi non è più così. E dove è andato a finire il potere? Il potere, ritorno a quello che si diceva prima, è nello stato profondo. Che voglio dire nello stato profondo? Per esempio, io sono convinto che tutti i governi regionali, tutti i consigli regionali che si sono succeduti negli anni, non contano quanto conta la burocrazia regionale, l'alta burocrazia regionale. Oggi il prefetto ha la possibilità di sciogliere il comune, di interdire l'impresa. Il potere oggi di questa burocrazia, di questo ceto, è aumentato
di gran lunga, per non parlare della magistratura. La magistratura ha un potere, come dire, di ferire la Costituzione. In Calabria succede e non pagare nessuna conseguenza, perché questo in fondo serve. Ora, che cosa fare? Che cosa fare? Ecco perché la leggo con tanta, come dire, la seguo con tanta attenzione. Che cosa fare? Perché è chiaro che coloro che sono come me sono sbandati, perché il partito non c'è più, il sindacato non c'è perché non c'è. Che fare? E io non so dare altra risposta, però lei mi conforterà e concludo. Probabilmente ci sono due cose. Uno, che ritorna l'intellettuale, uso una parola che tradisce spesso, e non diventa più organico al suo popolo, ma, come dire, preferisce il privato, dice: ma che me la va a fare, la gente non mi capisce, non merita, io mi chiudo nel privato. Dall'altra parte però, questo ha evitato che si creasse questo intellettuale collettivo, che non c'è, e oggi noi siamo bloccati, perché se no andiamo a votare e non c'è un punto di riferimento e non troviamo il punto di riferimento, voi capite che io non mi asterrò, ma ho le stesse idee della De Cesare per quanto riguarda il Partito Democratico, i populisti, eccetera, quello che c'è, ma tenete conto che siamo bloccati. Il problema del potere oggi è più forte che mai, perché il potere continua, si è rafforzato. Se io dovesse fare una scaletta da 1 a 10, noi abbiamo sopportato un potere sul 4 e l'abbiamo sopportato, basta vedere le denunce, i processi che ci facevano per blocco stradale, per la donata sedizione, eccetera. Noi abbiamo sopportato quel tipo di potere, oggi è 10 volte in più quel potere, perché oggi fuori di quel pensiero non si fa. Ecco, se lei questa sera potesse dirci qualcosa, la ringrazierei tanto. Sì, no, anche questa la ringrazio molto di questa domanda, perché è verissimo quello che lei dice, no? Allora, fino in fondo a qualche decennio fa, pensiamo anche la realtà qui, che io anche ho conosciuto, anche attraverso mio nonno era, diciamo, qui ha avuto un ruolo come socialista, è stato fondatore del Partito Socialista Siderno, e lui sapeva bene quali erano, come dire, tra virgolette, i nemici, no? Quali erano gli avversari, dico tra virgolette perché la parola nemico non mi piace, però dove era il conflitto, chi è, come dice lei, chi aveva il potere, no? E quindi tutti i conflitti che ci sono stati in questa zona, ma non solo qui, sono stati conflitti in qualche modo, come dire, chiari, nitidi. Quindi c'erano, da una parte, per esempio, c'erano i braccianti e dall'altra c'erano i latifondisti, no? Chiarissimo. Oggi questo conflitto chiaro non c'è più, e non c'è più proprio per quello che lei diceva. Lei ha usato questa parola burocrazia, che è una parola fondamentale. Perché? Perché mi permette di dire, di accennare a un tema che mi sta molto a cuore, ed è questo, cioè quando si sapeva dove stava il potere, no? Cioè il latifondista che mi sta vessando, mi rovina la vita, e quindi io combatto contro il latifondista. E lì, chiarissimo. Le lotte naturalmente dei contadini, ma anche degli artigiani, degli operai che ci sono state qui, sono state le lotte appunto di emancipazione, dove si costituivano i partiti, il Partito Socialista, il Partito Comunista, il partito in seguito Democristiano, eccetera, eccetera. Sono nati i partiti, c'erano le scuole, eccetera, eccetera, e quindi tutto lo scenario era uno scenario che aveva una chiarezza, quindi ci poteva essere
una lotta, una durezza. Lei diceva giustamente, ci hanno, io penso a quello che leggevo proprio in questi giorni, a quello che è avvenuto per esempio a Siderno durante il fascismo, a quanti sono stati perseguitati, no? Quanti hanno dovuto per esempio andare via, eccetera, eccetera. Ma tutto questo era molto chiaro. Invece, e naturalmente, e questo anche mi preme dirlo, c'era una politica che era anche visione, no? Cioè non soltanto lottiamo, facciamo questa lotta per questo obiettivo preciso, ma lottiamo insieme perché abbiamo una visione, perché cerchiamo di sviluppare una visione comune, va bene? Un futuro comune. Adesso noi abbiamo una politica che è amministrazione, che amministra l'economia, va bene? E quindi naturalmente quando si dice ce lo chiedono da Bruxelles, no? Oppure ci viene chiesto questo, ci viene chiesto questo e quest'altro, ci sarà il PNRR, no? Con molte sigle, anche spesso incomprensibili, io molte volte non capisco neanche che cosa si tratta. E allora questo che cosa vuol dire? Che non è che non riguardi la nostra vita, riguarda come, anzi è un potere molto più per certi versi coercitivo, però è un potere che in qualche modo si sottrae, cioè noi non sappiamo chi è il che l'ha deciso, a Bruxelles, ma dove, chi è? La von der Leyen, chi è che decide questo? Non si sa. E questo è il punto. E allora noi non abbiamo il conflitto che c'era in precedenza, è questo il problema. Contemporaneamente non abbiamo più i partiti, perché noi lo stiamo vedendo, insomma i partiti ormai non esistono più, e dall'altra parte abbiamo una politica che è semplicemente amministrazione, che amministra e che non è più una visione. Questo è che è lontanissima dall'esistenza di ciascuno di noi. E questo ci, lo dico di nuovo, ci consegna all'impotenza, ci consegna all'isolamento. Ecco, e proprio per questo motivo io invece dico, al contrario, ci sono vie per uscire, vie per ripensare una politica che invece sia una visione comune, vie per partecipare, per ripristinare quegli spazi pubblici che in questi anni invece sono venuti meno, e questo io penso che però invece stia molto anche a noi. Allora, buonasera, sì, buonasera a tutti. Allora, mi viene difficile perché non so nemmeno da dove partire. Diciamo che su molte cose che sono state dette stasera sono totalmente in disaccordo. Io sono partito entrando in questa associazione proprio combattendo la parola complotto. Ora, lei ha detto giustamente, il complotto esiste ma non bisogna farne una malattia. E su questa cosa ci troviamo d'accordo. Però c'è una cosa che stasera secondo me è venuta meno, ed è soprattutto la questione dei social network. Sono un nativo digitale, sono del 1989, e io ho assistito alla nascita di Facebook. Io sono iscritto a Facebook praticamente dall'anno successivo in cui è stato lanciato, e lì sono diventato complottista. Che cosa mi ha salvato dal ragionare è stato iscrivermi all'università, studiare filosofia, studiare teoria dell'argomentazione. Stasera mi dispiace, parlando di complotti, non aver sentito le parole bias cognitivi e fallacie logiche, del quale mi trovo tutti i giorni a confrontarmi e a spiegare a chiunque mi trovo davanti come si argomenta, come un ragionamento può essere corretto e come non cadere in preda a queste fallacie che purtroppo i social network sono pieni. Ad oggi noi abbiamo i partiti che sono al governo, non sono là per caso, non c'è un potere misterioso, non bisogna sentirsi persi
perché per me, nativo digitale che ha studiato, sa benissimo che dietro la Lega, che è arrivata al 40%, c'era la bestia che analizzava i nostri dati su Facebook mentre noi facevamo i nostri test su se ci piaceva il gattino arancione, se la maglietta arancione blu o se la cosa. Sappiamo benissimo che il Movimento 5 Stelle aveva dietro un apparato che era quello del, adesso mi sfugge il nome, di come si chiamava? Di Casaleggio. Cioè, questi i partiti, Trump, lo stesso Trump è andato al governo, sappiamo benissimo ad oggi perché Putin... Ma qual è la domanda? Se ci sto arrivando. No, perché quello che mi dispiace è che si sia parlato veramente poco di questo. Cioè, un'altra serata, proporre sulle fallacie. No, io avevo proposto di discuterne, però la questione è questa qui. E come pensa di, attraverso questo discorso, che secondo me è abbastanza fumoso, come pensa di riuscire ad importare una modifica sul pubblico rispetto a quello di dire... Studiate teorie dell'argomentazione. A me dispiace, ad esempio, che lei sia stata critica con Umberto Eco, perché Umberto Eco è, per me è una linea guida. Quindi, niente, questo è... Come pensi? Allora, provo a rispondere, diciamo, non sono una che si offende, però mi potrei offendere perché lei è stato offensivo. Però lasciamo correre. Allora, io direi questo. Anzitutto, lei è nativo digitale, ma io sono, per esempio, per quanto mi riguarda, sono molto presente sui social, io non ho nessun problema. Io non credo che naturalmente il tema dei social sia un tema che io affronto, tra l'altro, in questo libro, ma anche in altri, che è un tema, diciamo, che richiederebbe un altro incontro. Ma io non penso che il complottismo sia diciamo dovuto ai social. Penso che, cioè, che la questione sia una questione politica, cioè il complottismo è un problema politico, non è un problema per esempio sociologico. E non è un problema semplicemente riconducibile ai social. Non è che se i social non ci fossero, non ci sarebbe il complottismo. Tant'è vero, se lei avrà voglia e pazienza di leggere il mio libro, lei vedrà che, per esempio, il complottismo si è sviluppato soprattutto nel 1944-45, io per esempio faccio riferimento a Hofstetter, che è stato un grande, diciamo, teorico, a mio avviso, e troppo presto dimenticato, perché quegli ebrei tedeschi che avevano vissuto il nazismo e arrivavano negli Stati Uniti avevano, naturalmente Hitler è stato uno dei grandi maestri, diciamo, del complottismo, avevano questa grande esperienza. I social non c'erano, eppure loro delineano, per esempio nel suo libro Hofstetter già delinea quali sono i problemi del complottismo. Certo, i social svolgono un ruolo dirompente, perché acuiscono la separazione tra elite e popolo e soprattutto perché, diciamo, costituiscono, a mio avviso, sono da una parte una fonte, una risorsa, dall'altra ovviamente il rischio del fai da te, e cioè della mancanza poi di una comunità interpretativa. Per me la questione del complottismo non è una questione né da ricondurre esclusivamente ai social, né tantomeno, in questo sono assolutamente in disaccordo, alle fallacie logiche, perché questo significa non vedere un problema politico, mentre il complottismo è un grandissimo problema politico. Quello che lei diceva, a mio avviso, è sbagliato, soprattutto perché è evidente che
per esempio, tutte le procedure di smascheramento di quelle che vengono chiamate fallacie logiche o diciamo fake news, come vuole, non servono a niente. No? Cioè non servono, non hanno nessunissimo, cioè di fronte a un complottista, quando tu dici al complottista tu stai diciamo ragionando male, no? Stai diciamo compiendo una fallacia logica, quello non gliene importa niente, continua nei suoi argomenti. Qual è invece la via? La via è proprio quella del dialogo, della comunità interpretativa. Noi l'abbiamo visto anche con i Novax. Quindi ridurre il complottismo a una questione di fallacia logica, io non direi di teoria dell'argomentazione. Quando io penso a teoria dell'argomentazione penso a Habermas, non ha niente a che fare con le fallacie logiche. Ridurre il complottismo a una questione di argomenti, di argomentazione logica significa, secondo me, assecondare la depoliticizzazione, non vedere quanto il complottismo sia un problema politico, quanto abbia a che fare con la democrazia. E mi lasci anche aggiungere un'altra cosa a cui tengo molto, su cui sono intervenuta tante volte: la politica non è logica, come non è scienza. La politica, diceva il grande Giambattista Vico, fa parte del mondo civile. Fa parte del mondo civile, come il diritto, come la storia, e quindi non valgono né le leggi della logica né tantomeno quelle della scienza. Va bene? Fa parte del mondo civile. E quindi, così come naturalmente noi fatichiamo, l'abbiamo visto oltretutto che non valgono queste leggi, non valgono assolutamente, e lo abbiamo visto anche in questi anni. Ridurre la politica a questioni di argomentazioni logiche o a questioni di oggettività scientifica, secondo me, è una riduzione inaccettabile. Ecco perché io insisto, io dico esattamente l'opposto: noi dobbiamo rilanciare, proprio nel senso anche dell'umanismo italiano, e per questo citavo Giambattista Vico, dobbiamo invece rilanciare l'importanza del mondo civile, rilanciare il confronto e il dialogo, perché chi si presenta dicendo queste sono argomentazioni fallaci, tu stai facendo argomentazioni fallaci, non è disposto a dialogare e pensa di avere la verità in tasca. Quindi questo è appunto quello che io propongo. Buonasera. Ovi, poco più in là, così vai a favore di campo. Okay. Buonasera. Spero di non essere ripetitivo, anche perché l'argomento è stato molto affascinante e chi è intervenuto prima di me ha, diciamo, mi ha anticipato nelle domande. Quindi l'unica che mi è rimasta come domanda è questa. Ci sarà una fine al complottismo? Cioè, si arriverà ad un momento in cui il demos, diciamo, toccherà il fondo e l'unica direzione possibile sarà solamente quello di poter risalire, perché almeno da quello che ho capito io, volendo continuare a utilizzare dei termini appunto, diciamo, greci, no? Come la parola demos, mi corregga se mi sbaglio, ma mi sembra di aver capito che il complottismo sta, diciamo, come per esempio tra il mutos e il logos, no? Anche perché lei prima ovviamente ha parlato, infatti questa era pure un'altra domanda, cioè capire per bene, lei ha detto che è anticomplottista Umberto Eco. Una delle mie domande è appunto questa, cioè capire bene la figura di Umberto Eco da questo punto di vista, senza spoilerare più del dovuto ovviamente il suo libro. E proprio da questo, no? Cioè si arriverà
ad un punto dove poi si rabbasta, cioè cercare di trovare la soluzione appunto nel complotto, proprio perché, quindi, che sarebbe l'equivalente del mitos, no? Nel mito, per poi dire: ok, basta, cerchiamo appunto di iniziare effettivamente a ragionare, a confrontarci, come lei giustamente ha detto, che condivido tantissimo questa sua osservazione, e quindi cercare di risorgere e allontanarci il più possibile appunto dal complotto. Grazie. Allora, io non penso che ci sia, come dire, una fine del complottismo, no? Cioè, penso che noi, siamo dentro a questa fase, che è una fase politica, e il complottismo è la spia, della situazione politica, che noi, viviamo. E quindi evidentemente non c'è una fine, e anzi forse ci sarà un'escalation. Rispetto a Eco, io naturalmente invito chi ha voglia di vedere, insomma, le pagine che ho scritto, però io posso dire semplicemente questo. Eco, un po' in tutta l'opera di Eco c'è il complotto. In realtà lui, dal punto di vista della saggistica, ha scritto pochissimo, però in tutti i suoi romanzi, Nel nome della rosa, Il cimitero di Praga, dappertutto torna in modo prepotente la questione del complotto. L'atteggiamento che Eco ha è un atteggiamento che lui assume negli anni 80, e quindi io nel libro cerco anche di dire perché questo avviene negli anni 80. È un atteggiamento di, secondo me, un po' di disprezzo nei confronti del complottista, no? Un atteggiamento di condanna del complottismo, quindi disprezzo, condanna. Nel senso appunto di un diciamo come dire, di un'affermazione della ragione. Il complottismo è l'antiragione, e quindi lui in tutti i suoi romanzi, anche se andate a vedere, per esempio, se vi rileggete Il nome della rosa, Il nome della rosa è in fondo un romanzo tutto imperniato sul tema del complotto, e lui denuncia il complotto, prende anche un po' in giro, prende in giro il complottista. Il mio atteggiamento, quindi io critico Eco, che tra l'altro è stato un mio professore, quindi io ho avuto sempre un ottimo rapporto con lui, anche umano, ma io semplicemente critico Eco perché dico: io non mi riconosco in questo atteggiamento, cioè non mi riconosco nell'atteggiamento dell'intellettuale che disprezza il complottista, che denuncia il complottista. E non mi riconosco perché, secondo me, siamo tutti un po' complottisti, e perché il complottismo non è tanto una scelta singola, cioè non è che ciascuno di noi scelga di diventare complottista, ma è, come dicevo, un problema politico. E quindi, secondo me, Eco non vede questo come noi lo vediamo, d'altronde anche perché lui scrive prima, e quindi non vede il problema nei termini politici. E quindi è per questo che io lo critico. Cercherò di essere brevissimo, però anche per completare la domanda che avevo posto prima, magari lei ha risposto, però ecco, a completamento, volevo fare anche questo tipo di osservazione. Lei giustamente ha detto prima che trattando ovviamente il complotto con l'epoca che stiamo vivendo adesso, soprattutto dal punto di vista politico, nazionale, il fatto che la maggior parte delle persone molto probabilmente non andranno a votare le prossime elezioni. Penso di aver capito questo. Detto proprio così, Vabbè, la detto, maggior c'è non lo so, l'assenteismo, forse c'è un ecco, ci sarà assenteismo. un altissimo. Ecco, ma l'assenteismo, appunto, e si ricollega, ecco, alla domanda che avevo posto io inizialmente, non potrebbe poi alla fine essere come
tirato proprio alle strette essere la medicina, l'unica soluzione, cioè portare la classe politica a dire abbiamo totalmente perso la fiducia da parte del popolo, cerchiamo di agire per risollevarci. Sempre l'esempio che faceva lei prima, il fatto che il cittadino, giustamente perché non si informa, ma non è informato. Le rispondo subito, guardi, le rispondo subito dicendo, anzitutto la domanda non riguarda il tema del complottismo, e secondo sarebbe una sorta di diserzione, che secondo me non, no, perché dal mio punto di vista avalla semplicemente il meccanismo di, come diceva prima chi è intervenuto, di deresponsabilizzazione, di allontanamento dalla politica, e quindi esattamente il contrario. Quindi io, per quanto mi riguarda, andrò a votare, penso che il voto sia un dovere e sia un diritto, e penso che non votare invece vada proprio nella direzione opposta, cioè nella direzione di dire semplicemente bene, accettiamo questa, come dire, depoliticizzazione, questo allontanamento anche dalla. Allora, se c'è solo un ultimo intervento, non perché vogliamo chiudere, perché io credo che poi la gente vada via, Don Donatella è ancora disponibile, quindi, però l'ultimo intervento. C'è abbastanza gente per adesso, non vorrei che si svuotasse per la stanchezza. Microfono. Secondo lei, la parola demos, la parola popolo, qual è nella società contemporanea, secondo lei, non è credo una questione solo lessicale, l'accezione più adatta di popolo alla nostra società? Cacciare dice il popolo non esiste, è un agglomerato di interessi. Per capirci meglio, ce lo vuole chiarire? Grazie mille. Grazie mille di questa domanda, infatti questo è il grande problema, no? Che cosa vuol dire oggi, che cosa vuol dire popolo? Quindi non solo qual è il rapporto del potere, del popolo con il potere, ma che cosa vuol dire popolo? E che cosa vuol dire popolo oggi è un grande tema della filosofia politica. Un rischio, c'è qualcosa che non va? No. Un rischio di, io ne ho parlato per esempio nel libro Stranieri residenti, una filosofia della migrazione, un rischio è quello di interpretare demos come ethnos, quindi di interpretare il popolo in termini etnici e quindi dire, per esempio, non so, lo slogan che c'era qualche anno fa, prima gli italiani, no? E soprattutto di interpretare la sovranità del popolo come quel, diciamo, esercizio per cui i cittadini sovrani, per esempio, sono quelli che possono, diciamo, che sono sovrani nel senso di dire, di accettare, accogliere chi viene da fuori, oppure di dire no, di respingere. Uno dei grandissimi problemi in tutti i paesi europei, ma non solo nei paesi europei, penso anche agli Stati Uniti, è quello di ridurre il demos all'ethnos, cioè di pensare il popolo in termini semplicemente etnici. E quindi qui è un primo problema. L'altro problema è proprio contenuto nella parola popolo, perché le etimologie sono sempre importanti, e quindi una questione di cui si discute oggi all'interno della filosofia politica è proprio questo, cioè il fatto che da una parte il popolo indica il tutto e dall'altra parte indica però una parte.
E quindi c'è un po' questa dissociazione, no? Che però può essere anche proficua. Allora, quello che io credo su cui si deve insistere è che il popolo va considerato come demos, e quindi un popolo inclusivo, un popolo che non si pensa, non si concepisce in termini etnici, che non si concepisce in termini di identità del luogo, no? In termini di identità nazionale, no? Ma che invece è capace anche di creare una comunità aperta. L'altra questione è un demos in senso di popolo che sa essere anche quando è necessario di parte, cioè che sa avere al proprio interno il conflitto, no? E che perché soltanto avendo il conflitto al proprio interno, avendo la divisione al proprio interno, allora diventa garanzia della democrazia. Questo è il punto. E questo, secondo me, è anche il grande rischio e il grande pericolo. Se noi pensiamo a quello che è avvenuto, per esempio, negli Stati Uniti, ma che avviene anche in alcuni paesi europei, pensiamo anche all'Ungheria, no? Come prototipo, e cioè l'idea di un popolo etnicamente compatto che respinge la divisione al di fuori, cioè che dice quelli sono i nostri nemici, no? I nostri nemici, come ha fatto Trump, i nostri nemici vengono da fuori, i nostri nemici sono gli immigrati messicani, sono le femministe, sono i negri, no? Sono in breve i poteri esterni, tutto ciò che viene da fuori. E io, Trump, sono il guaritore, il salvatore del corpo mistico dell'America, no? Ecco, questo io penso che sia veramente il grande rischio oggi e il grande rischio che noi corriamo anche in Europa e anche nei paesi europei. Quindi direi popolo come demos, popolo però anche come popolo di parte che sa rilanciare i conflitti e sa soprattutto proteggere i più deboli, e proprio per questo anche a mettere sempre questa divisione al proprio interno. Grazie Donatella, grazie anche a voi. Vi ringrazio molto. C'è solo Cosimo che finisce, ma veramente è stata una bella serata. Sì, mi sentite? No, preferisco l'altro. Beh, stasera abbiamo sentito le cannonate. Le avete sentite? Io sì. Sono illuminanti. E ritorniamo alla questione. Noi non abbiamo altro futuro se non la partecipazione. Questo è. Quindi ALBA trova il suo significato proprio nella partecipazione. Quindi, come dire, grazie, grazie, grazie Donatella. Una battuta pure tu, certo. Beh, personalmente ringrazio Donatella Di Cesare, sono un attento lettore, ho diversi dei suoi libri, alcuni punti sono anche difficili, perché non sono un filosofo, non sono un esperto in filosofia, e quindi qualche difficoltà c'è. Però volevo finire, visto che siamo nell'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca, in un'intervista Donatella, tra altre cose, ha detto questo: io credo che la lettura sia un raccoglimento e costituisca una parte imprescindibile dell'esistenza di ciascuno. Chi non legge è più povero. Quindi è un invito alla lettura, ai libri, perché ci aiutano a capire noi stessi e gli altri. Grazie di tutto. Allora, sette libri per sette sere, siamo alla prima sera, poi rimangono sei. Domani
domani La razza algerino. Cos'è? Cos'è? È un romanzo. È un romanzo intrigante e chi lo presenterà sarà all'altezza. Quindi anche domani ci sarà una bella storia da raccontare. Grazie a tutti, grazie a Donatella, grazie a Luciano, grazie a chi è intervenuto. Prego ancora. Ci saranno anche le esposizioni. E l'esposizione, chiaramente, sette serate d'arte. Buonanotte, a domani. Grazie.